un pallone, no, è un'altra cosa. Fischia il direttore di gara, inizia Alba Roma, Orione Ognissanti. Mancini apre a destra, lo stop, il tiro, la parata e prima occasione per l'Alba Roma. Calcio d'angolo battuto, traiettoria alta, può saltare di testa Luciani, salva tutto sulla linea. Attacca ancora l'Orione, il tiro dentro, è arrivato il vantaggio, la firma è quella di Savelli. Lazzaro contro Russo, fischia il direttore di gara, parte Lazzaro col destro, la para Russo, si rimane sullo 0-1. Calcio d'angolo ora per l'Alba Roma, dentro il colpo di testa di De Santis, arriva subito il pareggio, 1-1, assist proprio di Lazzaro che si fa perdonare. Colpo di testa a chiudere Breschini, chiude la difesa, arriva il duplice fischio, finisce il primo tempo 1-1. La profondità verso Lopresti, chiude un difensore, si va da Luciani. Squadre che forse iniziano ad essere già un po' stanche, ancora nessuna occasione concreta. Quando prova ad attaccare l'Alba Roma, il tiro di Scuderi, eccola la prima occasione del secondo tempo, sui piedi del 9 dell'Alba Roma, tiro a lato, rimessa laterale, Savelli, Breschini, punta l'area, Breschini, pallone sul sinistro, traversone la sua terra, fuori il pallone per Chissi, sinistro di Chissi, parata di Spaziani, pallone a sinistra, Lazzaro, la sua terra, che è buono, il sinistro, la palla che rimane lì, e arriva il vantaggio dell'Alba Roma che ribalta la situazione iniziale di svantaggio. Calcio di rigore quindi per l'Alba Roma, fischia il direttore di gara, parte con il destro e arriva il 3-1 dell'Alba Roma. 4 in barriera, parte con il sinistro, palo incredibile, e arriva il triplice fischio, vince 3-1 l'Alba Roma sull'Orione Ognissanti.